paradosso fondamentale è che a distanza di un anno non si è visto alcun tipo di beneficio. Addirittura si paventa che nei prossimi giorni le misure restrittive saranno ancora più dure, addirittura del primo lockdown, dove neanche il servizio di trasporto sarà permesso. Secondo noi siamo arrivati ad un punto di non ritorno, siamo in una situazione paradossale dove a questo punto chiediamo veramente la verità e giustizia, nel senso sappiamo che la colpa di questa pandemia non è di nessuno, però se in un anno l'Italia è stata la nazione con più misure restrittive, dove è stata di esempio, ha detto anche del Premier Conte per quanto riguarda queste misure di lockdown, ma allo stesso tempo è stata la nazione con più morti sulle spalle per malattie infettive dovute al Covid, significa che qualcosa di distorto è andata, che significa che quindi queste misure restrittive non servono a nulla, significa che è il caso, a distanza di un anno, a breve passeremo quasi un anno che combattiamo con questa pandemia, sarebbe il caso di andarci a convivere magari con questo virus, anche in vista di questi vaccini che ormai stanno andando a ruota libera, quindi è il momento di andarci a convivere, anche perché ormai la forma virulenta del virus si è abbassata notevolmente, sta prendendo ormai il 99% a livello asintomatico, quindi non c'è più il pericolo di morte, il pericolo di morte è stato scongiurato. È inutile adesso andare ad affossare le aziende, le imprese, che poi voglio ricordare, non è il problema dei ristoratori, è il problema del mondo in generale, perché dietro i ristoratori ci sono i grossisti, i dipendenti, e grossa distribuzione, piccola distribuzione, quindi non è solo i ristoratori o le palestre o i teatri o i cinema, è tutto l'indotto che si è completamente fermato. Sì, c'è un po' di disaccordo, penso personalmente che il governo ad oggi è stato veramente bravo a mantenere gli animi pacati, un anno dove le persone nel bene o nel male hanno rispettato la legge. Mi suona strano che iniziano a succedere queste cose soltanto a distanza di più di un anno, quindi io prevedevo queste situazioni anche molto prima, perché ormai diciamo l'acqua è arrivata alla gola, quindi è logico che adesso la gente inizi a dare di matto. Io personalmente non sono completamente d'accordo, perché non mi sento di mettere a rischio i miei clienti, non tanto la multa, perché fanno la multa ormai, abbiamo perso tanti di quei soldi, che una multa in più, una multa in meno, non è quello il problema, o la chiusura dei 5 giorni del locale. Il problema è mettere a rischio i propri clienti, perché se ci dovesse essere un controllo da parte delle forze dell'ordine vengono sanzionati anche i clienti, quindi io non mi sento di prendermi questa responsabilità e di addossare questo rischio ai miei clienti. Per questo invito anche i miei colleghi a ragionarci un attimo sopra. Ormai so che è partita proprio a livello nazionale, è partito questo hashtag Io Apro, e sembra che da Milano a Catania giorno 15 si provvederà ad aprire i locali. Le motivazioni sono giustissime, le motivazioni devono farci tornare a lavorare, i bonus e i ristori che hanno mandato fino ad oggi non riescono a coprire le perdite, cioè il bonus che è arrivato in questi giorni copre il 10-20% delle perdite che abbiamo avuto, ma quando parliamo di perdite non parliamo perdite la mancanza dei guadagni, perdite dei costi che abbiamo dovuto sostenere in questo anno del virus, perché comunque gli affitti li abbiamo continuato a pagare, sì avremo un credito d'imposta dell'affitto, ma quando lo andiamo a scontare questo credito d'imposta? Cioè siamo veramente ridotti, siamo con le spalle al muro, abbiamo bisogno di lavorare, lo Stato ci deve mettere in condizione di lavorare in sicurezza, ingressi ridotti, mascherine, quel che si voglia per combattere questo virus, però continuare a rimanere chiusi o addirittura vietare anche l'asporto, vietare anche i servizi minimi, il servizio a pranzo, veramente secondo noi non si potrà durare più di qualche altro giorno.